Eccoci con una nuova recensione di un libro di Elon Musk, Tesla, SpaceX e la sfida per un futuro fantastico. Questo è un libro sulla vita di Elon Musk, chi non lo conosce, secondo me uno dei più grandi innovatori di questo tempo, e racconta la storia di Elon Musk su appunto le varie società che ha dalla sua vita, diciamo da quando era ragazzo, quindi racconta del suo percorso, del suo studio, della crescita con PayPal, con il fratello. Lui ovviamente è un uomo che si è costruito da solo. E parla principalmente di, appunto, in questo libro di Tesla, quindi la casa automobilistica, e SpaceX, che sono i suoi razzi. Questo libro mi è piaciuto molto perché in realtà racconta proprio la follia di Elon Musk, quindi tutte le cose che lui inventa, le cose che fa. Ed è un libro che sinceramente secondo me si legge molto bene, soprattutto la parte di Tesla. La parte su SpaceX, quando parla dello spazio, è bello, interessante, però mi è piaciuta un po' di meno. Invece mi fa molto emozionare l'inizio, soprattutto quando dice: io penso un sacco alle auto elettriche, tu ci pensi alle auto elettriche? Potrebbe essere una domanda fatta a un amico, l'inizio di una conversazione tra ragazzi. Invece una frase che un giovane Elon Musk dice a una ragazza invitata a casa sua in occasione della sua festa di compleanno. La riceve alla porta, si va a sedere con lei sul divano e le chiede se pensa alle auto elettriche. That's Elon. Quindi fa capire già da subito come sarà questo libro, incentrato sulla sua personalità, sulle sue cose. È un libro di 350 pagine, dove ovviamente ci sono anche delle sue foto a colori della sua vita, però veramente è godibile, quindi lo consiglio se vi piacciono questo tipo di libri che raccontano la storia di una persona come quelli che potrebbero essere quello di Steve Jobs, che anche ho letto. E quindi, ricapitolando, Elon Musk, Tesla, SpaceX e la sfida per un futuro fantastico, per chi è un innovatore, per chi vuole conoscere la sua vita, lo consiglio sicuramente.